Il big match del campionato di promozione tra Castel Termine e Unitas Sciacca è stata una grande festa di sport. Una festa che ogni domenica ogni sportivo vorrebbe assistere in ogni stadio. Più di 1000 spettatori festanti, ognuno a tifare per la propria squadra, senza uno screzio e senza incidenti. Finisce 4-1 per la formazione allenata da Pino Labbianca, che riapre un campionato dove l'Unitas Sciacca stava prendendo il volo. Il primo tempo del Castel Termine è eccezionale. Nel giro di mezz'ora vanno a segno Piazza sul rigore, poi Silla e Basiru. La squadra di Vincenzo Piazza fallisce un calcio di rigore sull'1-0, ma poi è notte fonda. Perché i ragazzi del presidente Salvino Sanvito sembrano indemoniati e chiudono il primo tempo in vantaggio 3-0. La ripresa si apre con il bel gol su punizione di Andrea Tumiolo che accorcia le distanze. Il sigillo finale del 4-1 è del giovane Agnello, che fa esplodere nuovamente di gioia il Ferdinando Lombardo in festa. A fine partita abbiamo intervistato i due allenatori, Labbianca del Castel Termine e Vincenzo Piazza dell'Unità Sciacca, e il presidente del Castel Termine, Sanvino Sanvito. Tanto oggi è stata una grandissima partita di calcio. Lo Sciacca è venuto a giocarsi la partita per cercare di vincere, di chiudere questo campionato. Noi siamo stati bravi, abbiamo affrontato nel modo giusto, non abbiamo trovato una squadra che faceva anticalcio come l'ha fatto qualche altra squadra qua a Castel Termini. Quando giochiamo a calcio, quando le squadre giocano a calcio contro di noi, si vede questo Castel Termini. Però complimenti allo Sciacca, perché secondo me meritano il primo posto in classifica. Noi ci proveremo fino alla fine per cercare di riprenderli e penso che sarà un bellissimo campionato fino alla fine, anche perché si sono inseriti sia la Folgore che la Mazzarese. Qui a questo punto siamo quattro squadre che ci giochiamo il campionato. Un pubblico delle grandi occasioni, un gran pubblico, non è successo nulla, onore veramente oggi allo sport. Bellissimo, questo è. Io penso che la cosa più importante, al di là della partita vinta, al di là di tutto quello che può succedere in una partita di calcio, perché siamo soddisfatti sotto questo punto di vista, però quello che è bellissimo è vedere due tifoserie, bellissimo ognuno tifare per la propria squadra, farsi applaudirsi i giocatori, applaudire la tifoseria avversaria, è bello. Questo secondo me è uno spot per il calcio dilettantistico e spero che tutte le partite siano così. Ma noi, come abbiamo detto sempre, almeno nella mia filosofia pure, innanzitutto lo sport deve essere anche uno spettacolo per chi comunque ci viene a guardare. Noi abbiamo un pubblico nutrito, sembrerebbe stupido, sembrerebbe un non calcio venire in alcuni posti come Castel Termini, come seconda forza del nostro campionato, venire a fare le barricate. L'ho detto sempre, noi giochiamo a viso aperto, ce la giochiamo con chiunque e ovviamente non giochiamo contro la sfortuna, perché sul rigore che abbiamo subito, anche un rigore a favore nostro, abbiamo sbagliato. Può essere che poteva cambiare le sorti della partita, questo non lo so. La soddisfazione principale è questa, che ha vinto lo sport. E grandi tifosi dello Sciacca, grandi tifosi del Castel Termine, che sono numerosi, venuti oggi al Lombardo di Castel Termine. E grande squadra, devo dire, con un mister che sa quello che deve fare. E speriamo di continuare così e cercare di vincere questo campionato, che alcuni dicono che noi non lo vogliamo vincere, invece non è vero, noi ci proviamo. Non abbiamo fatto inizialmente una squadra per vincere il campionato, però ci siamo e ci riproviamo.